Shoplive.it. The next step. Ok, ci siamo, continuiamo con le interviste del District, reply.it, Thunder in Paradise, il nostro programmino. Siamo con Gordon Renzi. Bella. Bella. Bella, benvenuti. Bella ragazzi, bella. Benvenuti a tutti. Cominciamo parlando un attimino del tuo cammino qua al District. Ormai è qualche anno che ci bazzichi, parlavamo adesso appunto del contest di freestyle di un paio d'anni fa, dove sei arrivato secondo, l'anno scorso l'hai vinto e quest'anno sei ad aprire, insomma, nuovi importanti. Come la vivi questa cosa del District, insomma? Finalmente bene. Il primo anno, diciamo che arrivare secondo non è che la vive benissimo, cioè, dici bene che sei arrivato in finale, chiaro. Però non benissimo. L'anno scorso ho vinto, quindi dai, come hanno scritto sul giornale, tutto meritato, quindi bella lì, sono soddisfatto. Benissimo, senti, vai, giri ancora facendo contest di freestyle, lo fai ancora, ti piace? Veramente mi piace, lo faccio sul palco ancora se me lo chiedono, però è quanto se l'ho abbandonato perché ora sto scrivendo il disco, quindi o faccio una cosa o un'altra, non faccio le cose male, faccio una cosa bene. Giustamente. È finito il momento di fare le battute, adesso lasciamo le nuove leve. ai giovani che hanno fame dei tuoi 40 anni. No, però sai, ci sono i ragazzini freestyle, lo fai quando sei più buono, quando vuoi ancora, quando vinci un po' di battle dici ok, adesso faccio dischi rimangono. Il freestyle è una cosa che lo fai e rimane lì quella sera, ma poi non è che la gente lo va a risentire o se lo pompa. Chiaro. Fa parte del, ma non è chiaramente la cosa principale. Penso che ogni buon MC deve sempre fare freestyle, sennò... Anche perché da lì si viene fondamentalmente. Parliamo che non vai talent, non è la mia storia. Che è un altro discorso. Parliamo invece musicalmente, da dove arrivi? Come ascolti, come influenza? Immaginiamo anche i ragazzi dopo la domanda. Ho ascoltato, il primo pezzo che mi ha folgorato nel rap italiano è stato Soffiate c'è ancora il cazzo di Bassi Maestro, penso che è il pezzo che mi ha fottuto il cervello, poi da lì ero giù di pronto con Fabri Fibra ai tempi ancora di Uomini di Mare, cioè i primi pezzi, Noiz Narcos, che a 15 anni mi ha fottuto il cervello, poi crescendo, vabbè ovviamente anche rap americano, però parlo più di quello italiano che quello che mi ha condizionato. Però alla fine sono loro gli stati con le linee iniziali. Diciamo che Bassi Maestro, Fabri Fibra, Noiz Narcos, proprio dei Club Dog, no? Sono i primi nomi che ragazzi invece ma per me è più o meno lo stesso percorso, però io da DJ produttore fissa con anche con la minima roba elettronica, proprio che si perce, però adesso c'è solo in fissa di roba americana, anche roba vecchia un po' ricercata, poi piano piano di imparare a ascoltare tutto, se ti produce poi ti fai giustamente influenzare anche la situazione, qualsiasi cosa, però in Italia c'è Fibra, sono tutti gli uomini. E poi invece che dico, come dici, le parolacce sono state più grandi, quindi posso puoi fare. Non c'entro un cazzo. Io non c'entro niente. No, però è per iniziare a sapere anche influenza musicale al di fuori del rap. Assolutamente. Allora, io, per del vero, nasco dal metal e dal rock, quindi ho cominciato così perché quando ero più giovane io, il rap e l'hip hop non erano ancora. Nell'underground si faceva rock, poi con gli anni, con le esperienze, soddisfazioni, anche calci in culo, crescendo ho capito che preferivo scrivere in italiano, mi dava di più, riuscivo a comunicare meglio e sono passato dal metal, dal rock a fare musica italiana, pop rock, è uscito il mio singolo alla deriva ad aprile e da quel singolo sto andando avanti, sto scrivendo altri, diciamo che sto portando avanti la campagna che è cominciata quest'anno. C'è un percorso, diciamo. Esattamente, ho vinto le prime selezioni per Sanremo, andiamo avanti e vediamo cosa succederà. Dici già qualcosa di grosso in ballo, via. Come tanti altri, vediamo, dai, comunque sta andando abbastanza bene, succedono tante cose che tengo per me, le butto fuori una alla volta. Certo. Allora, parliamo con te, Gordon, prima parlavi del disco, stai scrivendo, c'è qualche data, c'è qualcosa da dire? Allora, diciamo che adesso è uscito un singolo, adesso è uscito una serie di singoli quest'anno, da aprile, maggio, giugno, sono usciti parecchi singoli, registrati in vari studi, tra cui per dire c'è un brano che ho deciso solo adesso, che si chiama La Scuola, che è stato registrato da Bassi Maestro, ho deciso di metterlo nella raccolta, che si chiama Raccolta, come stesso qui, che è
altro, diciamo che è la prima raccolta di singoli, però già stiamo lavorando al vero primo album ufficiale, questo con il mio DJ, con Victor Chris, sarà un'altra collaborazione con Fede, che non è come se fosse un altro pezzo, insomma, cioè, stiamo lavorando. Prossimamente, già verso ottobre, novembre, pubblichiamo le prime news, poi ogni cosa su. Magari qualcosina anche prima, perché stiamo effettivamente lavorando assieme per quello che doveva essere una canzone che la faremo qui stasera. Ci si è sviluppato provati, poi non... Stiamo sviluppando veramente una collaborazione che si va potrebbe veramente viaggiare parallela alle carriere soliste di noi due, poi con l'aiuto di ci Victor. Eh beh, giusto, giusto. Alla fine facciamo questo tutto il giorno. Lavoro sì, permettendo, chiaro, vero, vero. Però si fa questo, quindi proviamo a spaccare, ci proviamo. Bene, bene, bene. Sei in giro adesso, oltre a questa data, hai qualcos'altro in ballo? Sì. Qualche data la possiamo dire? Per... Sì, allora, dobbiamo andare a Verona il 23. Ancora non è uscito il comunicato ufficiale, ma andremo alla Rocca. Pronto buona. Tutto. Okay. Il 23, quindi tra due sabati ci vediamo alla Rocca di Verona. E poi la prossima. Ci sta. Prima volta che andiamo. Poi prossimamente vediamo, perché col fatto che siamo in registrazione col disco stiamo aspettando di finirlo per partire con diciamo un minuto promozionale e cominciamo a mandarlo in giro. Esatto, quindi sarà una cosa un po' più impegnativa, non solo date così Bene, bene ragazzi, ve lo auguro, buona fortuna, grazie mille, quando ve ne siete grandi, grandi ragazzi. Bella reply. RipLive.it The Next Step.